Per il treno abbiamo messo dei bus elettrici. Dovete presentare con una congruità. Ci sono due Bellissimo. Quindi praticamente dove c'è? Beh, uno dei punti di un'altra fermata. Ah, eccolo, lo vediamo da lì. Nuova fermata e poi Moio è invece qua. Si può anche fermare a volte. Sì, adesso ti dico poi, no? Va bene, Giovanna, cavola! Andiamo a togliere la... Allega, spostiamo, sposto? Ora ho capito. Ah. Terriccio, creosoto della vecchia. Se cade un impasto sotto. È un impasto. Guardate. Adesso. Le rocce. Insieme, quella è roccia. Quando arriva il tuo trenino. Bravo. Questa cosa. No, lo posso, è il mio. Stavo dicendo. Qua cosa vuoi prendere? Fratelli Vaccaro, questi ci stanno gentilmente ospitando in questa location meravigliosa. Con i binari, che è la cosa più importante. Io immaginavo una pista ciclabile al massimo, perciò duro, che con mio grande dolore, perché ero sempre convinto della ferrovia. Come stanno là, ci siamo cresciuti. Andavo a scuola a Giardini, la mattina mi alzavo alle 7, prendevo il treno ed era bellissimo. E vedere che si sta riprendendo e valorizzarla anche sotto l'aspetto turistico, che la regola dell'Alcantara, dei paesi limitrofi, anche a Francavilla, che da un punto di vista storico, le stazioni, la Fondazione Ferrovie. Non ci esprimiamo se non siamo certi dei tempi e delle cose che si possono fare. Però quando poi confermiamo che si può fare... Io ho percepito immediatamente che questo territorio bellissimo, meraviglioso, che mi ha incantato e del quale mi sono davvero innamorata, della gente e del paesaggio, di tutto, aveva necessità di ascolto, di risposte, di azioni concrete. Questo è a beneficio di territori fragili, l'hai detto tu, e sarò molto, molto lapidario. Mi rispose, ingegnere, ho capito tutto, non riesco a fare bene, quindi lei è l'anima di questo territorio relativamente a chi ha creduto alla ferrovia. Il bilancio costi-benefici è quindi presto fatto. Ne potremmo fare un altro, quello della statale della Valle Alcantara. Fermerà a Taormina,
arriverà a Siracusa, farà la riviera del Barocco. Un euro speso per comprare il biglietto del trenino della Valle dell'Alcantara ricadrà sui vostri comuni con almeno 3 euro.